tasso di positività al 2,89%, 10 morti in 3 giorni. Contagi in calo, Zaia, il 1 febbraio riapriamo le scuole superiori, vigilanza alle fermate dei bus. A Gugliaro, scuola elementare chiusa per Covid, tamponi a tappeto, il sindaco, nessun caso grave. Crisi economica da Covid, Confartigianato lancia l'SOS, senza ristori sarà un'ecatombe. Montecchio Maggiore, auto prende fuoco in A4, gli occupanti si salvano per miracolo. TG Vicenza, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Diamo subito uno sguardo al report inviato da Azienda Zero, vediamo che variazioni ci sono state in giornata. Allora, si segnano 328 nuovi casi positivi, andando a vedere la situazione negli ospedali in area non critica, 6 pazienti in meno e 13 pazienti in meno in terapia intensiva. Sono 51 invece le persone che nella giornata hanno perso la vita. E andando invece a sottolineare la situazione proprio nell'area dell'Ulsotto Berica, negli ultimi 3 giorni sono stati effettuati 5.664 tamponi, 164 positivi, ossia il 2,89%, 10 i decessi in 3 giorni, mentre si contano 351 guariti da venerdì ad oggi. Intanto lunedì, il 1 febbraio, riaprono le scuole, l'annuncio arriva dal presidente Luca Zaia questa mattina e tra l'altro il governatore ha fatto anche il punto sui vaccini. Se non ci saranno cambiamenti repentini di scenario nelle prossime ore, nei prossimi giorni, io ho già dato disposizioni all'assessore De Berti ieri di attivarsi per i trasporti, per lunedì apriamo le scuole. L'annuncio del presidente Zaia, atteso da famiglie e studenti delle scuole superiori del Veneto, al momento ancora in didattica a distanza in virtù dell'ordinanza regionale in scadenza il 31 gennaio. Le modalità di ripartenza verranno discusse nelle prossime ore. Mi sembra di capire che prudenzialmente si andrà verso il 50% in questa prima fase. Dovremo monitorare fortemente il tema scolastico, perché comunque non è che si va in diminuzione del rischio. Verranno anche definiti gli aspetti relativi al trasporto scolastico. Verranno assunti anche, e ci sarà la figura, ad esempio, di una nuova figura dello steward. Steward che alla fermata degli autobus faranno veicolare i ragazzi verso i diversi mezzi a disposizione per evitare assembramenti. La decisione di aprire le scuole, sottolinea il presidente Zaia, arriva alla luce dei dati del contagio. Adesso, dice, abbiamo un calo di 25 giorni. E a proposito di numeri, quasi dimezzato quello dei veneti attualmente positivi, 44.519. Un serato una settimana fa eravamo 90.000. Ciò vuol dire che si negativizzano e non c'è più ingresso di nuovi positivi. Segnali positivi anche dagli ospedali, con 900 posti letto in meno rispetto al picco registrato in questa seconda ondata. Scende anche l'R con T, che la settimana scorsa in Veneto era di 0,81, il secondo migliore in Italia. Numeri che portano il pensiero a venerdì, quando ci sarà una nuova valutazione del Comitato Tecnico Scientifico sull'assegnazione delle fasce di rischio. Io spero che la prossima settimana ci regali anche la possibilità di essere rivalutati per la zona gialla. E a proposito di valutazioni, i governatori della Lega hanno rinnovato la richiesta di una revisione immediata delle procedure per determinare il colore delle regioni. Ma il fronte caldo di questi ultimi giorni riguarda le forniture dei vaccini. Stanno arrivando in queste ore in diverse regioni le prime fiale Pfizer delle circa 455.000 previste per questa settimana, 50.000 quelle attese domani in Veneto. Sembra, dalle ultime notizie, che Pfizer torni a regime con le forniture, addirittura con qualche, anche posso dire, timida apertura per far qualcosa di più. E io penso che le carte bollate non ci servono, noi preferiamo i vaccini. Ritardi anche per il vaccino AstraZeneca in validazione in queste ore da parte di EMA. Degli 8 milioni previsti ne arriveranno 3,4 in Italia, dove continua senza intoppi la fornitura di Moderna. Ma si guarda con fiducia anche a quello di Johnson & Johnson e Reitera. È uno scenario che ci permette di dire, insomma, che alla volta di febbraio-marzo dovremmo vedere un po' più di, come si può dire, di movimento nelle vaccinazioni. Infine un'ultima considerazione sulla crisi di governo, forse vicina ad una soluzione. Immagino che o ci sono numeri veri o si debba andare a votare, punto. Non ci vedo altre soluzioni. E a proposito di scuola, andiamo ad Agugliaro, dove un'intera scuola è stata chiusa per Covid. Ad Agugliaro le elementari della scuola primaria Andreoli rimarranno chiusi fino al 31 gennaio prossimo a scopo precauzionale.
un elevato numero di positività al Covid, rilevato tra 33 alunni delle classi prima, quarta e quinta, ha indotto il nucleo SISP dell'Usotto Berica a far scattare la quarantena secondo il nuovo protocollo disposto dalla Regione Veneto. Già la scorsa settimana erano state poste in quarantena 3 classi su 5 per la positività di 2 bambini e 2 insegnanti. Ieri tutte le persone coinvolte nella quarantena sono state sottoposte allo screening propedeutico a rientro in classe, i cui risultati purtroppo non hanno lasciato altra scelta che sospendere le lezioni. In questo momento fortunatamente non ho notizie di casi con sintomatologia importante. Una decisione grave che di fatto impedisce la ripresa dell'attività scolastica di tutti i 66 alunni delle 5 classi. Un provvedimento concordato d'intesa direttamente con il direttore del servizio di igiene e sanità pubblica dell'USBERICA a seguito della positività emersa inizialmente tra 2 insegnanti e 2 scolari, che ha indotto l'esecuzione dei tamponi nel fine settimana alle 3 classi interessate. Mi spiace molto per tutte le componenti della scuola, a cominciare dagli alunni, alle famiglie e anche agli insegnanti. Lo screening sarà ripetuto nel prossimo weekend e lunedì la scuola dovrebbe riprendere regolarmente le lezioni. L'amministrazione di Agugliaro ha dato ampia disponibilità al dirigente scolastico per le operazioni di sanificazione dei locali che saranno sicuramente necessarie prima della riapertura delle scuole. Adesso ci occupiamo di una proposta per ridare ossigeno alla nostra economia, una proposta che trova il consenso sia della parte di destra che del centro-sinistra. Il girone della zona arancione, un limbo dantesco a cui sono condannate le regioni che non meritano il verde paradiso, né il giallo purgatorio e nemmeno il rosso inferno. Eppure oggi il Veneto è chiamato dal governo a scontare un'altra settimana in arancione, nonostante i valori epidemiologici siano in netto calo. A pagare lo scotto le attività produttive che devono affrontare l'ennesima settimana di restrizioni, tanto che il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, appoggia la richiesta di revisione immediata delle procedure per determinare il colore delle regioni lanciata da Zaia e dagli altri 5 governatori della Lega. Il sistema può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone e sull'economia, quindi è necessario il massimo rigore nell'analisi dei dati. A volte c'è troppa facilità nell'attribuire i colori delle regioni senza pensare a quelle che sono le conseguenze reali sul territorio. Una chiusura di una zona rossa, ad esempio, o di una zona arancio limita tantissimo la mobilità delle persone e quindi non permette, ad esempio, di andare a fare acquisti in alcune zone fuori città, fuori comune. E questo è un danno pesantissimo, senza pensare poi al danno anche sulle persone dal punto di vista sociale e relazionale, il fatto stesso che non si possa più incontrare un amico, un parente perché abita in un comune diverso. Questo sta creando dei danni molto molto pesanti. In rottura col governo Conte, anche Italia Viva chiede l'introduzione di nuove regole per ridare ossigeno alle attività produttive, oggi soffocate non solo dal Covid, ma anche da DPCM, a volte contraddittori. Io penso che una delle risposte immediate che oggi appunto lancerò, e mi fa piacere di dirlo qui in anteprima, è proprio quello del passaporto vaccinale, perché questo potrebbe far riaprire in sicurezza tutte le attività produttive, ristoranti, bar e i commercianti in piena sicurezza, ma anche tutte le attività sportive, le palestre, le piscine, pensiamo ai locali notturni, cioè sono tutte persone che sono imprenditori e gestiscono l'economia e posti di lavoro anche nella nostra regione. E anche Confartigianato è molto critica sul fatto che il Veneto sia ancora in zona arancione. Il presidente Vicentino Cavion lancia un messaggio al governo. Dispiace essere confermati ancora in zona arancione.
Dopo tutti questi sacrifici si pensava di arrivare a un'apertura e passare nel colore giallo per dare la possibilità alle aziende di riaprire. Quelli che non sono contenti, convinti, quelli che non condividono. Lo sconcerto di Confartigianato è lo stesso dei commercianti, dei ristoratori, dei baristi, delle attività produttive. Un mondo imprenditoriale dietro cui ci sono migliaia di posti di lavoro stritolati dalle restrizioni delle zone a colori, a volte discutibili, come l'arancione con cui il Veneto deve affrontare un'altra settimana. La cosa che ci preoccupa è che se non vengono fatti i ristori dovuti alle nostre imprese ci sarà un'ecatombe. Oggi i locali sono presidi di sicurezza in cui i titolari investono sul rispetto della normativa anti-Covid. Se si è sicuri all'interno di bar e ristoranti e anche all'esterno, visto l'ottimo e importantissimo impegno delle forze dell'ordine, perché condannare ristoranti e bar, ma anche palestre e musei, alla clausura? La movida non si può combattere investendo sulle serrande abbassate, soprattutto in un paese che non sta distribuendo indennizi adeguati. Non si può penalizzare le imprese perché non ci sono i controlli adeguati. Penalizzare le imprese vuol dire creare disagi, creare licenziamenti, creare chiusure. Questo metterà a repentaglio l'economia del nostro paese. È accusato di aver minacciato l'ex compagna, siamo alla cronaca, è stato arrestato per atti persecutori. Minaccia l'ex compagna, un albanese di 27 anni con precedenti legati all'uso di stupefacenti, è stato intercettato dalle volanti della questura di Vicenza nei pressi della casa della donna. Il giovane sarebbe stato intenzionato a incontrarla anche contro la volontà di lei. Sottoposto ad accertamenti e a una perquisizione pure dell'auto e della casa, è stato trovato in possesso di diverse banconote per un valore di 9.000 euro. L'operazione, portata avanti da volanti, squadra mobile, ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha permesso di fermare l'uomo il cui comportamento avrebbe potuto essere pericoloso per la giovane donna. Lo straniero è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. E nel fine settimana i carabinieri di Schio hanno messo in atto un'intensa attività straordinaria di controlli sul territorio. Contrasto allo spaccio di droga e controllo sul territorio del rispetto delle norme anti-Covid. Nel fine settimana appena trascorso, il Comando Provinciale dei Carabinieri della Compagnia di Schio ha effettuato un servizio straordinario che ha portato ad elevare 7 sanzioni per violazioni anti-Covid e la segnalazione alla Prefettura di 10 persone, tutte maggiorenni, in qualità di assuntori di stupefacenti, di cui 6 pregiudicati residenti in zona. Sequestrati 30 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish. In particolare, grazie anche all'impiego del nucleo cinofili di Torreglia, sono stati rinvenuti all'interno dell'abitazione di un 25enne velese 94 grammi complessivi di marijuana e cocaina occultate all'interno di una stampante, bilancini e materiale per il confezionamento di dosi e la somma di 105 euro presunto provento dell'attività illecita. E in serata i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Vicenza, siamo a Villa Verla, per l'incendio di una serie di bancali di legno depositati all'esterno di un'azienda di lucidatura metalli. L'autopompa e l'autobotte sono intervenute da Vicenza con 7 operatori, hanno spento le fiamme e hanno evitato il coinvolgimento del capannone. Al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri che sono intervenuti sul posto le cause del rogo. Una spaventosa avventura, anzi una disavventura nel vero senso della parola, per gli occupanti di un'automobile che stava viaggiando lungo l'A4. Impressionanti le immagini dell'incendio di un'autovettura, fortunatamente senza gravi conseguenze, che si è verificato lungo la A4 tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest. Poco dopo le 11, il conducente di questa Mercedes si è accorto che qualcosa di anomalo stava avvenendo nella propria vettura, appena il tempo di accostare ed uscire velocemente dall'abitacolo assieme ad una passeggera che l'auto ha improvvisamente preso fuoco. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso in un'ora di completare le operazioni per la messa in sicurezza. Ed è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 della provincia di Vicenza. Sì, un bilancio importante perché la provincia finalmente torna al suo ruolo, competenze, viabilità, edilizia scolastica, ambiente sono quelle principali, investimenti che viaggiano
da qui al 2022 sull'onda dei 35 milioni di euro di media. Approvato dunque il bilancio di previsione 2021-2023 della provincia di Vicenza. Debito abbattuto e nuove opere per 31 milioni di euro, a cui si aggiungono 42 milioni di euro di opere in via di completamento. Il bilancio di previsione è sano. Le entrate provenienti prevalentemente dal mercato dell'auto porteranno a reinvestire gli introiti in strade più sicure sul territorio. Assieme alla ristrutturazione degli edifici scolastici sono le voci predominanti del bilancio. Il Covid qui non ha portato particolari difficoltà, gli introiti non dovrebbero subire flessioni in futuro, pertanto restano invariati le tariffe delle imposte e per venire incontro alle difficoltà causate dalla pandemia si prevede la riduzione del 30% del canone di locazione commerciale per le attività economiche che occupano edifici di proprietà della provincia. Assicurata anche la continuità dei servizi di assistenza a disposizione dei comuni vicentini, come l'Avvocatura Unica Provinciale, la Stazione Unica Appaltante, l'ufficio ambiente e l'impegno per il patto per il lavoro. Quindi una risposta che diamo a tutti i comuni. Questa è la casa dei comuni e dopo questa approvazione di bilancio si tornerà alle elezioni dei consiglieri provinciali, questo entro la primavera. E quindi un segnale importante, perché credo che la casa dei comuni sia stato un progetto assolutamente positivo che ha dato molti frutti ai sindaci e alle comunità dei territori. Prima dei saluti ricordo alle 20 l'appuntamento con Sport in Casa condotto dal nostro Alex Iuliano, una puntata dedicata alla Serie D con commento e analisi del match della 16ª giornata. Ospite in studio il giornalista Lorenzo Aluigi. Alle 21.15 non perdete come sempre l'appuntamento con Focus, ospiti del nostro direttore Luigi Bacialli, questa sera saranno Elisa Bagordo, Paolo Benvenu, Gian Antonio Darè, Federica Driusso, Gio Formaggio, Marco Marin, Laura Puppato e Marco Schiesaro. Questo per noi è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi lascio le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata, arrivederci. Benvenuti al meteo. Bel tempo sul nostro territorio grazie alla progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione in estensione dall'Europa verso il Mediterraneo centrale e dunque anche verso l'Italia. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 26 gennaio sarà caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole. Sarà asciutto e stabile ovunque. Il cielo sarà sereno su tutti i settori della nostra regione, ad eccezione di innocui annuvolamenti sulle aree alpine. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali. L'afflusso di aria più fredda causerà anche un generale calo delle temperature. Le minime infatti saranno sotto zero quasi dappertutto, valori massimi compresi invece tra i 4 e gli 8 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora a Vicenza. In città ma anche in provincia la situazione sarà la stessa, ci attende infatti una giornata ampiamente soleggiata, non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà limpido e sgombro da nubi, salvo per qualche isolata ma innocua velatura. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Rete Veneta.